Una regione all'avanguardia sui temi della qualità di vita, capace di mettere a sistema tutte le eccellenze di cui dispone, a partire dal miglioramento del benessere dei lavoratori nelle imprese. Un percorso già avviato, ora consolidato, che si concluderà con l'approvazione di una legge regionale che garantirà un quadro normativo organico a tutte le iniziative intraprese. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, e i rappresentanti di oltre 20 organismi associativi rappresentativi regionali hanno sottoscritto l'intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale. In una regione dove si vive bene, si lavora bene e si può costruire opportunità e anche una qualità della vita migliore, è chiaro che si ha una maggiore competitività. La competitività non dipende solo dalla capacità produttiva, ma di come si vive questa capacità produttiva, di come si vive la crescita delle aziende e l'opportunità di lavoro. Se si sta bene al lavoro si produce meglio, si tengono le manovalanze, le maestranze migliori e si rende un territorio attrattivo. Come Regione Marche, insieme alle associazioni datoriali, ai sindacati, abbiamo deciso di trovare un punto di contatto per cercare di migliorare il benessere dei lavoratori nelle aziende attraverso delle azioni condivise. In primis la Regione nei propri bandi inserirà delle premialità, sia nei punteggi oppure addirittura economiche, proprio per quelle aziende che promuoveranno il welfare appunto aziendale e soprattutto delle iniziative per migliorare il benessere dei lavoratori. Questo perché crediamo fortemente che laddove il lavoratore si trovi in un ambiente sano potrà dare un contributo migliore per aumentare la produttività anche delle aziende. Troverà anche la possibilità di identificarsi, quindi anche con l'azienda stessa, un'appartenenza all'azienda e infine anche proprio a raggiungere un livello di benessere che è uno degli obiettivi fondamentali che stiamo costruendo proprio anche come messaggio di la Regione Marche come terra del benessere e della qualità della vita. Un protocollo molto importante a cui abbiamo aderito con soddisfazione, anche perché il tema oggi della gestione delle risorse umane e del welfare è un tema centrale per le nostre imprese. Abbiamo esempi di eccellenza nel nostro territorio già da anni, quindi abbiamo tante imprese che stanno investendo appunto sulla qualità del lavoro, sulla valorizzazione delle risorse umane, appunto su servizi che facilitano in qualche maniera il bilanciamento tra vita privata e lavoro e sul benessere appunto dei lavoratori, per attrarre talenti, per trattenere risorse al nostro territorio e per qualificare ovviamente il lavoro nelle nostre imprese. Crediamo molto in queste opportunità, visto che la possibilità che non abbiamo di poter elargire aumenti come ci vengono richiesti per sopperire all'inflazione, all'aumento del denaro stesso, crediamo molto in questo strumento e speriamo anche che i nostri dipendenti lo capiscano quanto sia importante approfittare di queste strutture, questi accordi trasversali che ci mette a disposizione un quid in più a noi per poter dare qualcosa ai nostri colleghi dipendenti e loro dall'altra parte a percepire che è un valore, è un'opportunità che non possono perdere. Su questo tema, che chiaramente non è solo quello del welfare aziendale, ma in generale del benessere lavorativo e di tutte quelle azioni che all'interno delle aziende possono essere finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro, che significa salario, significa orari, significa, diciamo, benessere inteso nel senso più ampio. Quindi il fatto che la Regione, dopo una discussione lunga, abbia con noi concordato di valorizzare, diciamo, accordi sindacali che avvengono all'interno delle aziende e considerarli, diciamo, anche per individuare eventualmente anche delle premialità nei bandi regionali che verranno messi nei prossimi anni, secondo noi è un fatto molto positivo.